Bentornati su Bikerella, siamo in una nuova avventura, questa volta senza moto. Abbiamo preso un aereo che da Roma ci ha portato a Tokyo per un viaggio indimenticabile nel paese del sollevante, il Giappone. In questo episodio vi racconteremo cosa abbiamo visto in 3 giorni a Tokyo, la metropoli che coniuga modernità e tradizione. Abbiamo pernottato a Shinjuku, il quartiere che non dorme mai, con le sue luci al neon, le pubblicità tridimensionali. Abbiamo visitato Shibuya, dove c'è l'incrocio più affollato del Giappone, lo Shibuya Crossing, ma anche il santuario Meiji e la Takeshita Dori, la strada della moda della sottocultura pop giapponese. Poi siamo stati ad Asakusa per visitare il Sensoji Temple, patrimonio UNESCO, e la Nakamise Dori, una strada commerciale antichissima. E ancora Akihabara, il quartiere delle elettronica, ma anche dei manga giapponesi. Qui ci sono i maid cafe, uno spaccato singolare di come i giapponesi passano il loro tempo libero. Ma anche Yanaka, qui si torna indietro nel tempo, con strade commerciali, templi, ma anche un cimitero con i resti dell'ultimo shogun. Poi Ginza, il quartiere dei marchi del lusso, ma anche sede di quello che fu il mercato di pesce più importante dell'Asia, lo Tsukuji Market. E infine Odaibo, nella baia di Tokyo, con il ponte arcobaleno, una riproduzione della Statua della Libertà e un Gundam gigante e tanto altro ancora. Restate con noi. Ed eccoci pronti per partire in una nuova avventura. Andremo in Giappone. Stiamo andando vicino a prendere un volo ITA che in 12 ore e mezzo ci porterà a Tokyo. Abbiamo studiato tutto, cose da vedere, mappe, percorsi. Adesso resta la parte più emozionante, vedere come si realizza quello che abbiamo pensato. Vabbè, sembra male. Da questo momento potete accendere il vostro telefono rimanendo comunque seduti con le cinture allacciate. Ed eccoci arrivati in Giappone alle prese con la comprensione di come ci dobbiamo muovere. Andremo a Shinjuku dove abbiamo prenotato il nostro hotel. All'aeroporto abbiamo comprato questa carta Si può prepagata che ricaricare e può consigliamo a essere tutti. utilizzata su tutto il territorio nazionale e su tutti i treni locali, tranne Shinkansen e Limited Express. Le aziende di trasporto in Giappone sono tante e si può perdere molto tempo a capire la tariffa tra una tappa e l'altra. Con la carta invece si deve solo pensare a ricaricarla. Come te la stai cavando con i trasporti giapponesi? È un po' complicato, insomma, niente che non sia alla portata. Eccoci a Tokyo, siamo a Shinjuku, il quartiere. Siamo a Shinjuku, il quartiere che non dorme mai. Stiamo andando verso Shibuya a vedere il santuario Meiji e una strada molto famosa che si chiama Takeshita Dori. Insomma, tanta roba. Siamo un po' stanchi, che abbiamo il jet lag, non abbiamo dormito. Però dai, ce la facciamo. Eccoci al santuario Meiji, è una delle attrazioni più importanti di Tokyo. È stato costruito dall'imperatore Meiji per la sua consorte Token ed è praticamente un polmone verde all'interno della città. È veramente stupefacente ed è molto importante, molto fotografato anche per il grande Tori, la grande porta di legno che consente l'accesso al santuario. Dopo la visita a questo santuario abbiamo fatto anche una preghiera. Andiamo a Takeshita Dori, che è praticamente una strada piena di negozi con abiti stravaganti. Lì infatti si vestono le ragazzine giapponesi che si fanno chiamare Harajuku Girls, praticamente le ragazze di Harajuku, che è il quartiere dove si trova questa strada. Si fanno chiamare così proprio perché vestono con lo stesso stile di abiti che viene venduto in quella strada. Andiamo.
siamo nel viale Ometa Sandō, è chiamata praticamente Champs-Élysées di Tokyo, infatti è tutto alberato, è lunghissimo, è un viale lunghissimo pieno di negozi ed è molto molto bello. Allora, che avete preso? Non lo so. Unboxing. Ma io metto nel piatto. Di che stanno, Cami? Che è? Salsa di soia. Salto fritto, che è? Allora, siamo qui a provare questo cibo sconosciuto, incomprensibile. Ci sono delle cose inquietanti che non si sa se sono dolci o salate. Allora, questo è un salamino. È un po' dolce, un po' salato, però è buono. Vediamo cos'è questo, dovrebbe essere un formaggio. Confermo, formaggio. Sa di pecorino. Cosa? Lo stai assaggiando? Un Pokémon qui, no? Non lo so che cos'è. È un cracker innanzitutto. A me sembra un pezzo di coppale, quello che va sulle finestre. Di che sa? Tesoro. Aglio e cipolla. Siamo al tempio di Gotuji, il tempio dedicato al gattino che alza la mano, il Maneki Neki. Su questo tempio c'è una leggenda, infatti questo tempio nemmeno si chiamava così nel XVIII secolo. Poi alla morte di un sacerdote venne cambiato il nome, perché si racconta che questo sacerdote stava sotto un albero nel bel mezzo di un temporale. Vide un gattino che alzando la mano lo invitava ad entrare nel tempio. Bene fece, perché dopo un po' un fulmine incinerì l'albero sotto cui il monaco si stava riparando. E quindi da quel giorno il monaco decise di dedicare questo tempio al gatto. Questo gattino è diventato il portafortuna, con una fama addirittura internazionale. Il gattino ha un significato diverso a secondo della mano che alza. Se alza la mano sinistra porterà benessere e felicità, se alza la mano destra invece soldi e clienti. Ci sono tantissime persone qui nel corso degli anni che hanno portato gattini che vedete alle mie spalle in omaggio a questo tempio. Pare che ce ne siano addirittura più di 1000. Prima di andare a cena passiamo anche nella piccola e angusta stradina di Omoide Yokocho. Qui l'atmosfera è veramente pittoresca, ci sono moltissimi piccoli ristorantini, le persone sono accalcate poiché i posti a sedere sono veramente pochi, ma l'atmosfera è davvero unica. Questo posto sembra uscito fuori da un Giappone di altri tempi. Le origini di Omoide Yokocho risalgono al periodo caotico subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tra le macerie e la ricostruzione di Tokyo, vicino alla stazione di Shinjuku, è sorto un vivace mercato nero con venditori di cibo, bevande e beni di prima necessità. Col tempo queste bancarelle improvvisate si sono trasformate in punti di ristoro più stabili. Poi il mercato fu raso al suolo quando è stata costruita la stazione di Shinjuku. Omoide Yokocho è ciò che resta di quel periodo. Eccoci in attesa di avere un tavolo al Wobei, che è una catena che esiste in tutto il Giappone. Come dice Pino, fa il sushi in batteria. Cosa avete ordinato? Non lo so, sto cercando ancora di capire. Ecco il panorama dal nostro hotel alle 4:30 di mattina. Il jet lag ci ha fregato comunque e siamo
Già svegli, bellissimo però. Peccato le nuvole. Buongiorno, siamo a Kabushishiko, siamo nel quartiere a luci rosse di Tokyo. Infatti ci sono ancora delle ragazze vestite tipo da governanti, insomma, con il loro stile un po' pop, un po' sexy, che fanno da butta dentro, però i turisti non li pensano proprio. Abbiamo letto, abbiamo sentito che perché magari a causa della lingua possono creare problemi perché non capiscono, siccome poi loro non parlano l'inglese. E oggi il programma prevede la visita del quartiere di Ginza, che è famoso perché è pieno di centri commerciali, ma anche perché era sede di uno dei mercati più famosi dell'Asia, il Tsukuji, il mercato del pesce, che adesso però si è spostato, ma dove comunque potremo gustare del buon pesce. E poi andremo ad Akihabara e infine andremo a Asakusa, dove c'è sia la Torre di Tokyo, ma anche il tempio Sensoji, che è patrimonio dell'UNESCO. Venite con noi. Abbiamo preso la metropolitana, qui muoversi a Tokyo è semplicissimo, basta mettere la destinazione su Google Map, scegliere l'opzione trasporto pubblico e via, ti dà l'indicazione di cosa prendere, dove scendere, quante fermate sono, è veramente molto molto semplice. Eccoci, siamo arrivati al Sensoji Temple, adesso attraverseremo questo portale bellissimo che ci porterà attraverso la Nakamisedori, che è una strada del commercio molto famosa, veramente molto antica, che adesso è diventata, diciamo, una strada di vendita di souvenir, però ha comunque il suo fascino. E poi alla fine di questa strada ci sarà il Sensoji Temple. Eccoci davanti al Sensoji Temple, dietro abbiamo questa bellissima pagoda che è semplicemente conosciuta come la pagoda a 5 piani. Quando fu costruita era l'edificio più alto di Tokyo. Questa è una versione più recente, la prima versione del 1942, poi è stata più volte distrutta da incendi e disastri naturali. Questo tempio è dedicato alla dea Kannon, che è la dea della misericordia. Dice che la sua statua fu ritrovata nel fiume Sumida, che è il fiume che sta qua vicino. Via da questo tempio senza aver fatto il rito dell'omikuji. Si tratta di offrire 100 yen, poi di estrarre un bastoncino da questo cilindro di ferro, vedere il numero che esce, aprire il cassetto corrispondente, estrarre il biglietto della fortuna. Lì c'è un pronostico: se va bene lo tieni, se va male lo pieghi e lo attacchi in una di queste griglie. 100 yen messi, tira il numero. Che numero è? Due lineette. Tre lineette e una croce. Andiamo bene, quindi tre lineette e una croce. Lineette e una croce, no? Tre lineette e lineette sono una croce. Eccomi, 30. Vai. Cosa c'è scritto in inglese? Vedi se c'è scritto spero. Cattivissimo. La tua richiesta non è garantita, la pazienza è dura da venire. L'ultimo articolo non sarà trovata, la persona per cui si è aspettato non ben arriverà. Giusto cosa, attacca questa griglia. Non sta fermo. Attaccalo bene, mu.
Eccoci nel quartiere di Ginza. Ginza è famosa per le boutique di lusso, ma anche perché era sede di uno dei mercati del pesce più famosi del mondo, il mercato di Tsukiji, una cosa del genere. Comunque adesso è proprio lì che andremo. Il mercato non c'è più, ma ci sono molti ristoranti che vendono pesce fresco, sushi, eccetera. Da Akihabara, quartiere di Tokyo dedicato ai manga e alle anime giapponesi. Qui è pieno di negozi di elettronica e cose che riguardano cartoni animati. Questo praticamente è un quartiere dedicato agli otaku, che sono quelle persone che si interessano in specifico di una determinata cosa. Qui in particolare è riferito a chi si interessa soprattutto di manga ed anime. Ma in questo quartiere ci sono anche i maid caffè, che sono dei caffè che sono arredati come una casa in stile 800, dove ci sono delle ragazze vestite a governanti che si prodigano per soddisfare le richieste dei clienti. Ed è proprio in un maid caffè che scegliamo di andare. È stata un'esperienza davvero singolare. Qui non si possono fare né video né foto. È un'esperienza consigliata perché ti dà uno spaccato su come i giapponesi passano il loro tempo libero. Qui le cameriere ti accolgono con delle strane moine. Gli uomini vengono chiamati padroni e le donne principesse. Ma è sicuramente un'esperienza singolare. All'uscita dal Maid Café abbiamo trovato questo spettacolo musicale. La canzone deve essere molto conosciuta in Giappone perché il coinvolgimento era notevole. Noi non abbiamo capito nulla, è stato comunque divertente vedere la partecipazione della gente. Oggi finiamo la nostra serata da Gen Yamamoto nel quartiere di Minato per una degustazione di cocktail. Questo signore, che più che un barista sembra un farmacista alle prese con delicate formule chimiche, ha servito dei cocktail all'aglio, al pomodoro, al wasabi, che a dispetto di quanto si possa pensare erano buonissimi e tra le esperienze top fatte in questo viaggio in Giappone. Se andate a Tokyo ve lo consigliamo assolutamente. Che ha fatto lì? Sta sbagliando uno con il pistone. Buongiorno, oggi siamo nel nostro terzo giorno a Tokyo. Ieri è stata una giornata bellissima con delle esperienze davvero indimenticabili. La visita di oggi prevede Yanaka Ginza, che in antichità era un quartiere molto popolare. Adesso è noto come il quartiere dei gatti, un quartiere che non ha nulla a che vedere con palazzoni eccetera, ma che ha case basse, quindi molto tradizionale. Da lì andremo nella baia di Tokyo, il quartiere di Odaibo, dove vedremo il ponte arcobaleno, una piccola riproduzione della Statua della Libertà, e poi andremo al Team Lab Planets, un museo multimediale, un'esperienza che secondo me sarà veramente fantastica, quindi seguiteci, restate con noi, vi racconteremo tutto. Eccoci nel quartiere di Yanaka. È un quartiere atipico per essere a Tokyo perché è ancora molto tradizionale, le case basse, ed è un quartiere che potremmo definire shotomaki, ovvero popolare. Un tempo questo termine si usava per indicare le parti basse della città. Oggi questo è rimasto un quartiere molto particolare proprio per il fatto di aver conservato la sua tradizionalità. Questo grazie al fatto che è stato risparmiato da bombardamenti, da disastri naturali. Qui tra l'altro c'è un cimitero dove sono conservate le spoglie dell'ultimo shogun. Nella baia di Tokyo abbiamo preso la monorotaia. Onestamente solo il passaggio su questo treno vale il viaggio,
infatti è super panoramico e veramente bello. Adesso andiamo al Toyosu Market, il posto dove si è trasferito il mercato del pesce che prima stava a Tsukiji. La mattina fanno l'asta del pesce, è possibile anche partecipare prenotando, però ovviamente alle 5 e mezza del mattino non era orario consono per noi. Siamo venuti qui semplicemente per mangiare, mangeremo qualcosa e poi ci visiteremo la baia di Tokyo. What you are order? Vegan this one, two of this one, this one sweet. Okay, two of this two one. Medium this one. Io ti voglio vedere mangiare questa qua, questa lì. Non ho mai visto ostriche così grandi, mai. Prado Daibo di fronte al Rainbow Bridge. Qui c'è una statua della libertà che all'inizio era stata donata dalla Francia nel 1998 al Giappone per inaugurare una nuova fase di aumento di scambi commerciali ed è stata in esposizione fino al 1999, ma ai giapponesi è piaciuta così tanto che poi ne hanno installato una copia nello stesso posto dove era stata esposta questa statua. Siamo nella parte moderna di Tokyo, la parte che più assomiglia alle metropoli occidentali, ma che ha comunque le sue unicità, moderne anche quelle, ma che ti fanno capire che sei sempre in Giappone. La prima è una statua gigante di Gundam, uno dei robot più conosciuti dagli amanti del genere. È davvero gigantesca. Guardarlo ti dà una sensazione tra lo stupore e il divertimento, ma ti fa anche capire la passione sfrenata che c'è da queste parti per i manga. La seconda è il museo multimediale Team Lab Planet, un museo di arte digitale che ti accompagna in un viaggio sensoriale coinvolgendo appunto tutti e cinque i sensi, un'esperienza davvero emozionante ed insolita. Sei tutto per 4, per 3 dovrebbe essere. Ah, infatti, vedi? Quanta roba. Basta, poi c'è la carne, la puoi cuocere sia nell'acqua che bolle, sia nella soia che bolle. Cosa hai preso? Ho preso un po', credo siano un don, poi un po' di verdurine, e poi vediamo che esce. Che te ne pare? Per un motivo. Quindi devo prendere la carne e buttarla qua dentro. Vai.
e poi si torna verso l'albergo. Oggi è stata una giornata intensa. I nostri 3 giorni a Tokyo ci hanno regalato uno spaccato significativo di questa metropoli così diversa dalle nostre. Resteremo ancora 2 giorni, ma li dedicheremo per la visita di 2 città nei dintorni di Tokyo. Vedremo Nikko e Kamakura, ma ve lo raccontiamo nel prossimo episodio, quindi restate con noi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella.